In un mondo dominato dal pressapochismo, dal voler apparire a tutti i costi, Maurizio Casagrande presenta al Teatro Scarpetta di Sala Consilina lo spettacolo Mostri a Parte. Uno spettacolo sicuramente esilarante che fa riflettere una comicità alla vecchia maniera, quando le tematiche importanti si affrontavano a colpi di risate. Il ruolo di Casagrande è quello di un uomo che fa ridere e al tempo stesso dice la verità in un mondo dove dilaga il numero dei followers e dei like, invaso da artisti privi di talento, dove predomina l'esteriorità senza capacità e dai contenuti uguali di scarsa qualità. Mostri a Parte diventa dunque lo spettacolo che fa ridere di gusto e fa risvegliare le persone mostrando i veri volti dei mostri. Chi sono i Mostri a Parte? Beh, i Mostri a Parte sono quelli là che oggi invadono lo show business, che sono personaggi improbabili, spesso che vengono dal nulla, ma mostruosamente popolari, seguiti, amati da milioni di persone e quindi con un grosso potere di convincimento delle masse, spostano tanti giovani, spostano tante persone che seguono. E quindi io mi sono fatto una domanda e mi sono domandato, beh, ma un artista vero invece, che casomai non è bravo a comunicare la propria popolarità, cioè a conquistare la popolarità, ma che in realtà ha un grande talento, oggi riuscirebbe ad avere successo veramente? Ecco, allora da questa riflessione è venuto fuori di quest'uomo che è Franco Gecchi, una rock star degli anni 80 decaduta, ma grande artista che ha avuto un momento straordinario della sua carriera, poi non ha saputo adeguarsi ai tempi e quindi è diventato un dinosauro e dimenticato. In realtà la sua compagna invece, giovanissima ai tempi del suo successo, ragazzina che lo seguiva, innamorata, persa di questo artista, in realtà è diventata una potentissima donna della televisione e chiaramente il rapporto tra i due non funziona più, perché si sono persi i motivi dell'inizio, anzi è rimasta soltanto una noia e soprattutto il fastidio di questo peso morto di quest'uomo che nessuno vuole più. Ispirato al lavoro di Mel Brooks, Frankenstein Junior. Mel Brooks era di Frankenstein, che scopriva di essere erede del costruttore del mostro di Frankenstein, e invece qui lui scopre di essere erede del dottor Jekyll, e quindi ecco perché si chiama Franco Gecchi, che è una deformazione del cognome originale, ma scopre di essere quindi erede dell'uomo che ha inventato la pozione per trasformare gli esseri umani in mostri, e quindi lui sa di avere l'esigenza di diventare un mostro per poter sfondare nel mondo della TV, e quindi da questo insomma c'è tutta la riflessione, il gioco. In realtà è uno spettacolo molto comico e che vuole divertire, ma io dico sempre, nella risata si può piantare un seme di riflessione. Quindi. Il messaggio infatti che lancia? Il messaggio che lancio io è una riflessione. Il teatro deve accendere delle domande ed è bello che ci faccia domandare, beh, quelli che seguiamo oggi sono veramente persone che vale la pena seguire? Soprattutto seguiamo quelli che invece varrebbe la pena seguire? Ci accorgiamo che esistono? Riuscirà a nascere un nuovo Michael Jackson oggi? O forse avrebbe difficoltà perché casomai i suoi inizi, che sono stati fatti in un certo modo attraverso certe esperienze, oggi casomai non avrebbe modo di farle, quindi ci saremmo persi un genio come Michael Jackson, dico per dire Michael Jackson, per dire chiunque altro grande artista che abbiamo avuto nel passato. E un'altra cosa bella sono gli effetti speciali di questo spettacolo, vogliono riprendere il cinema degli anni 30, giusto? Sì, mi è piaciuta l'idea di ho costruito la scena e diciamo tutta la messa in scena registica in tre momenti. La parte più intima, quella all'interno della casa, quella vissuta, che in realtà sembra più uno studio televisivo che una casa vera e propria. Poi in realtà passiamo nel sogno, nella dimensione onirica, e entriamo in una situazione invece di teatro con scenografia di legno. E poi c'è tutta la parte intermedia in cui invece ho utilizzato il sistema del cinema degli anni 30, quindi i fondali in movimento, i fondali video che simulano la sensazione di un'auto che cammina, di una moto in questo caso, e insomma, e anche degli effetti, perché mi piaceva portare l'effetto speciale a teatro, cioè la trasformazione del mostro, che fatto con degli escamotage che però ci portano ad avere dei momenti di divertimento.